Allora, Milano, Sala verso la vittoria già al primo turno. Tecnicamente potremmo parlare di un 55%. Abbiamo sentito un gran trasbusto, ci eravamo allarmati. No, avremmo vinto un comune che mi stava particolarmente a cuore. Ma, sì, ma che aria tira? Giassono, provincia di Monza. Giassono, ma Milano? E Milano stiamo a vedere i dati finali, dai. Per ora non sembra buona, però. Vediamo. Spero che venga sfruttato. 56-62 la forbice per Sala, 27-2, 31-2 per quanto riguarda il suo sfidante di centrodestra Luca Bernardo. Un commento sulle prime. Solo su Milano Borghi. No. È andata come vi aspettavate, eh? Dopo arriveranno. Lupi dice che è il peggior risultato, però è il peggior risultato del centrodestra a Milano, dice non Lupi. È vietato entrare, punto, basta. Senti, ma ce ne aspettavate di più? C'è delusione. Fra un minuto. È tutto il giorno che ci dicono fra un minuto. Ma Bolognini, com'è andata a Milano? Il peggior risultato... Lei che ci dice? Militante di lunga data? No. Che cos'è? Sushi o kebab? Pizza e cocktail! Analcolici! Tutti! L'anno prossimo votano 25 capoluoghi di provincia, città importanti, quindi chiederò agli amici Giorgia, Silvia, tutti gli alleati di questo centrodestra che in alcune città è arrivato a scegliere troppo tardi l'alternativa alla sinistra. Come sono andate queste elezioni? Se lo fa un commento. Perché non ci puoi dire due cose? Guardi, però con noi non sta parlando Salvini. Un po' parlerò anche con voi. In questo momento, con WhatsApp bloccato da ore, la Lega ha rispetto a ieri 50 sindaci in più, quindi sicuramente riflettere sui dati di Milano e di Bologna. Chiederemo a Draghi maggiore incisività su alcuni temi, taglio delle tasse, tema sicurezza, giustizia. La Lega è prima forza in quasi tutte le città che sono andate al voto, sicuramente un supplemento di riflessione. Non scaricherò mai i candidati scelti, li ringrazio tutti uno per uno. Che fa un po' di, non ho capito.